Radicale, siamo con Camillo D'Alessandro di Italia Viva al termine della prima riunione dell'intergruppo Messa Subito. Allora, com'è andata la riunione e soprattutto quanti eravate e soprattutto che iniziative metterete in atto da quando ricominceranno le normali attività del Parlamento? Allora, intanto oggi eravamo collegati circa una quarantina di deputati e senatori. Le adesioni però hanno superato i 60, ieri eravamo in 40, quindi ogni giorno si stanno aggiungendo dei colleghi per sedersi tutti attorno al tavolo e ragionare di questo strumento finanziario importante, insostituibile, secondo me irripetibile per il sistema sanitario nazionale. Ci siamo dati degli obiettivi, il primo è quello di audire i rappresentanti, i titolari dell'offerta di salute nei territori, a partire dal Presidente della Regione. Sentirò personalmente il Presidente Bonaccini per coordinare con lui, in qualità di capo dei Presidenti di Regione, un confronto con loro. L'obiettivo è di mappare la domanda e l'offerta di salute, ciò che manca, ciò che può essere potenziato, ciò che funziona e ciò che non funziona, verificare le sacche anche di inefficienza che ci sono, ma questa è la grande occasione per attuare il principio costituzionale della universalità del sistema sanitario nazionale, un'offerta di salute uguale dal nord al sud del paese. Quanti esponenti del Movimento 5 Stelle c'erano? In collegamento l'onorevole Trizzino, hanno aderito per adesso due del Movimento 5 Stelle. Chi è l'altro? Non si ricorda, vabbè. No, 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 che non mi ricordo, ma è giusto che diciamo, lo rappresentino loro, le loro adesioni. Comunque noi renderemo, appena concludiamo le iscrizioni, renderemo noto coloro i quali stanno dando una mano a questo gruppo. Per adesso io sono contento perché siamo entrati subito nel merito dei problemi e vorremmo deideologizzare la questione del MES e soprattutto comunicare agli italiani la verità, le cifre, che cosa ci potremmo fare subito e che cosa significa per i cittadini rinunciare o utilizzare queste risorse. Quando vi rivedete? La prossima settimana, inizio della prossima settimana, ci sarà la successiva riunione. Sarà materiale oppure in videoconferenza? Io spero in presenza, sulla base anche delle indicazioni che ci verranno date dalla Camera, spero in presenza anche perché in questi giorni poi raccoglieremo materiale e documentazione per arrivare anche a un documento verità congiunto scritto da tutti. Bene, grazie a Camillo D'Alessandro di Italia Viva.